lungo il percorso dove ci sono delle vecchie case rurali, diciamo che sono simili alle nostre cascine, troverete sicuramente i cancelli aperti e dei banchetti ad aspettarvi, lì apposta per i pellegrini. Chiedono solo un'offerta libera, a volte non trovate proprio nessuno e c'è di ogni cosa, potete trovare da frutta, latte, acqua, panini, dolci, qualsiasi cosa vi può dare una mano per il vostro cammino, la trovate completamente gratuita. È veramente fantastica l'ospitalità che hanno nel riguardo dei pellegrini. Veramente ottimo, ragazzi. Giudicate voi il banchetto. Dopo un po' di chilometri siamo finalmente in arrivo a Porto Marin, attraversiamo un ponte su un lago, dopodiché arriviamo alle porte di questo paesino. Uno dei più grandi che troverete sul cammino è questo e l'altro sarà Melide. Qui c'è una bella scalinata alla porta d'ingresso del paese, poi ci fermeremo per una sosta, supermercato, panini, affettato. Mangiamo e si riparte alla volta di Gonzar. Finalmente troviamo l'ostello, siamo arrivati a Gonzar, ostello veramente carino, 10 euro a notte, 10 euro per il menù del dia, si mangia veramente bene, sono molto cordiali, abbiamo preso subito una birra Estrella Galicia, siamo intorno all'1,30 o l'1,50 a birra, le grappe, qua hanno un liquore simile alla grappa, che si chiama Aguardiente, costa 1 euro. Con la ragazza proprietaria abbiamo fatto amicizia, quindi su 3 ne abbiamo pagata una, le altre le ho offerte lei, veramente veramente gentile. Ghiaccio sulle ginocchia l'abbiamo sentita, è stata una tappa abbastanza dura. L'ultimo pezzo da Porto Marin a Gonzar sono circa 8 chilometri, quasi tutti in salita. Non è ripida, ma si fa sentire perché è veramente tutta in salita, quindi non vedete l'ora di arrivare all'ostello. E da Porto Marin a Gonzar non si incontra praticamente nulla, però ne vale la pena. Fermatevi a Gonzar perché Porto Marin è quasi una cittadina e non offre la bellezza di un borgo come Gonzar, fidatevi.
che dire, la nostra tappa è finita, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, abbiamo messo il ghiaccio sulle gambe, abbiamo bucato le vesciche, il letto è pronto, doccia fatta e ora si va a dormire. Domani speriamo di arrivare a Melide, sono 37 km e buonanotte ragazzi.